Di Fellini. Questo è un progetto che appunto si fa in questo anno speciale, per così dire, perché nel 1920 nacque a Rimini Federico Fellini e I Vitelloni fu il suo primo grande successo, parliamo del 1953. Subito dopo ci fu un altro film che invece fu un clamoroso insuccesso, il nome non portava benissimo, si chiamava Il bidone. E il film era sbagliato sia come sceneggiatura sia come storia, come tutto, insomma, infatti fu un flop smentito poi da alcuni capolavori che arrivarono subito dopo, le cui musiche suoneremo appunto fra un po'. Però al di là del flop del film, la musica di Rota era molto interessante, così quando ho fatto per la prima volta questo progetto un po' di anni fa con un'altra formazione, in tutto un altro contesto, ho pensato che valesse la pena invece prenderli questi temi. Sono due temi, un tema rapido, molto, come dire, adattato in versione hard bop, e un tema molto, molto dolce. Non c'è ancora il Rota, quello vagamente amarognolo e un po' circense, che diventerà un po'
tipico più tardi, non c'è ancora, però tra l'altro in quegli anni, parliamo sempre del 54, come molti altri musicisti italiani, anche Rota era affascinato dal jazz, perché comunque eravamo bene o male in epoca ancora relativamente post-bellica, per cui c'erano molti americani in giro, si sentivano molte orchestre, quindi anche lui nei film utilizzava spesso delle orchestrazioni jazzistiche. Allora, quindi adesso facciamo un doppio bidone, perché bidone uno che è il tema, un tema, e il secondo, quello più romantico e più tenero, che stanno entrambi nel film. Grazie. Thank you.
risolto discretamente, e adesso invece andiamo a un capolavoro sia del cinema sia della musica per cinema, che è La Strada, che fu un Oscar invece per il maestro Fellini, e il tema nel film era suonato da Anthony Quinn alla tromba, un tema ovviamente ormai di notorietà planetaria, e io l'ho arrangiato appunto in una maniera adatta per il trio, La Strada. Grazie. Thank you.
Era molto minore, quindi, però comunque quel film portò alla ribalta quella grandissima attrice che poi era anche la moglie del maestro, cioè Giulietta Masina, che interpretava appunto Cabiria. Questa è una colonna sonora diversa dalle altre perché il film è ambientato, sempre naturalmente bisogna ricordare che tra gli sceneggiatori, oltre allo stesso Fellini, compariva spesso un grandissimo scrittore che era Ennio Flaiano, infatti anche lui firmò questa sceneggiatura. Era ambientato, dicevo, il film in una Roma notturna un po' particolare, un po' cupa, dove si muoveva questo personaggio inventato da Fellini, questa donna che sognatrice, così, che attraversa questa città apparentemente scura, ma lei è appunto l'elemento di luce in questa situazione. Il tema quindi è
diversissimo dagli altri perché ha a che vedere un po' col folklore romano, o se preferite romanesco, e rimane un po' un unicum questa colonna nell'ambito delle musiche scritte da Rota per i film di Fellini. Le notti di Capire. Decenni, questo mondo di immagini, anche di suoni, di situazioni, di atmosfere, eccetera, il mondo di Fellini. Quando nel 2003 fui chiamato a fare Fellini Jazz, si chiamava così, mi dissero insomma, di fare le cose in grande, la CAM, la casa che, per la quale ho inciso principalmente. E allora in quel periodo collaboravo col grande Paul Motion e quindi chiamammo Motion alla batteria e poi chiamavo Charlie Eden al contrabbasso, e non ci sono più loro. Dicevo prima all'amico Santini che siamo in due, il pianista arrangiatore, che è ancora qui, con maschera più o meno, e Chris Potter. Era in pratica un quintetto, tromba, tenore, Chris Potter, contrabbasso, batteria e piano. Per l'occasione, oltre che fare arrangiamenti diversi da questi per quintetto, io ho scritto un piccolo brano che si chiama Fellini's Waltz, che nel CD, poi diventato vinile, era inciso in duo, semplicemente, con Charlie Eden. Invece stasera ve lo presentiamo in trio. Fellini's Waltz. Thank you.
fanno varie cose. Questa è una cosa interessante da notare rispetto a Nino Rota, che come Ennio Morricone, che tutti ricordiamo, che ci ha lasciato in quest'anno sempre speciale, devo dire. E aveva una grandissima preparazione accademica, si chiama accademica, però la differenza, al di là ovviamente dell'identità artistica che era ovviamente forte in entrambi e quindi molto, molto caratterizzata e differenziata, la caratteristica è il fatto che mentre Morricone tendeva, anche se non sempre, a usare un solo o massimo due temi che attraversano tutto il film, che poi diventano il film, nel caso di Rota, siccome il rapporto era con Fellini, che era un regista ovviamente più umorale, per così dire, spesso troviamo molti molti temi all'interno, temi che magari appaiono una volta sola su una scena e poi non compaiono più. E quindi a volte c'è il solo imbarazzo della scelta. Allora erano scelti due notissimi e li abbiamo messi insieme in una suite di carattere jazzistico: Mauro Beggio, Luca Bulgarelli e Enrico Fianuzzi. La voce. Thank you.
Si è ascoltato, si è suonato in un momento particolare prima di quello che tutti sappiamo. A questo punto potrebbero sorgere delle leggende metropolitane, in parte inquietanti, che io eviterei, della serie, ha suonato per annunci è finito tutto. Forse dalle parti sotto Roma probabilmente già avrebbero cominciato a dormire, eccetera. Io spero che invece sia il contrario, appunto ce l'abbiamo veramente messa con tutto il cuore per testimoniare, intanto grazie a chi ci ha invitato e per testimoniare insomma che la musica c'è e rimarrà. Bravi! Magari... Bravi! Un grande abbraccio e auguri a noi e a voi, più per tutto. Blue Walls, Mauro Bello, Luca Bucarelli e Bucarelli. Luca Bucarelli, Luca Piano, si ringraziano di cuore, un abbraccio a tutti, buona serata.